nome di Verona Sound vi do il benvenuto a questa prima serata della Verona Rock and Pop trivizzata, vi dicevo, da Verona Sound, grazie anche al contributo e al patrocinio del Comune di Verona, assessorato allo sport dottor Momo Rostand, dell'equipe del Centro Trapianti di Rene dell'azienda ospedaliera di Verona. Buonasera. Verona, la fortuna in questi ultimi anni ci siamo avvicinati al 20%, che è un grande numero, cioè uno su cinque dei nostri trapiantati riceve un rene da un parente, da un congiunto, da un conoscente. Fenomeno Beatles Rolling Stones. È poter parlare con chi in quegli anni c'era, sentirlo magari enfatizzare, esagerare, magari pensare che dice qualche cosa che dopo di quello non ci sarà altro. Non è vero, non è vero. Io penso che attraverso i Beatles e i Rolling Stones e altri, la mia generazione e quella generazione ha avuto una fortuna che dobbiamo cercare di ricreare anche la nostra speranza. Attraverso anche quelle semplici cose è possibile ed era possibile progettare un futuro. Ecco, l'obbligo di chi è convinto di questo è di dare anche a queste generazioni giovani la speranza della possibilità che un futuro anche per loro ci sia e non solo musicale. Grazie. Lui era Nino Gazzini e possiamo dire tante cose, ma credo che la cosa migliore sia dire uno che c'è veramente parlare la musica in questa prima serata del Verona Rock and Pop Tribute Nights. Due le tribute band che si esibiranno su questo palco, che va detto non vogliono essere, come dire, un'imitazione, no, dell'originale, ma sono delle band innanzitutto formate da persone e da professionisti che amano, che sono innamorati appunto dei loro, e sarà bello, io vi consiglio ogni tanto di provare a chiudere gli occhi e immaginare che su questo palco ci siano proprio loro, ci siano gli originali tributati magnificamente da questi grandi professionisti che renderanno magica sicuramente questa notte di musica. Iniziamo ad ascoltare, l'avete già capito, la musica dei Rolling Stones, grazie a un gruppo che non ha bisogno di essere presentato. Loro sono insieme già dal 64, capitanati da Carlo Degani. Questa sera un ospite d'eccezione alle tastiere, Mario Camilleri. Un applauso a chi saprà per primo rapirci il cuore, i Condors. Thank you.
Reduci da tanti spettacoli, tra cui un teatro romano super affollato. Loro sono nati nel 2003, esattamente a 40 anni dall'uscita del primo album dei Beatles. La formazione di oggi è stata, come dire, raggiunta nel 2011. Basta, direi che non c'è bisogno d'altro. La nostra Mystery, Magical Mystery Band! Thank you.
aspetta un attimo. Era la Magical Mystery Band, ma come si dice in queste occasioni? Non può finire qua. Grazie. Non può finire qua. Allora, io farei una proposta. Vediamo se... chiamiamo anche gli... Se può... No, ma chiamiamo anche i ragazzi di prima, cosa dite? Avete voglia? Sentiamo, il bis ci sta, però a questo punto ci sta di entrambi. Iniziamo il brano, che nessuno sospetta quale può essere. L'appello non mancava. E dopo qualche minuto... Bene, un grande applauso! Siamo ancora qua con il nostro omaggio ai YouTube, chiamateli come volete, ai Dire Straits. Un ringraziamento speciale, venite, non andate via, non lasciatemi da sola, va anche a tutta la Verona Sound che ha voluto organizzare magistralmente questa serata, al Comune di Verona, assessorato allo sport e tempo libero. E che dire, un grazie ancora, noi ringraziamo anche tutto lo staff, i tecnici audio e video. Alle 21, Teatro Camploi. Buonanotte!